Le due mogli si dirigono verso le loro nuove dimore. Non conoscono la loro destinazione e non sanno cosa le aspetta. E come prima cosa possono ispezionare indisturbate le loro nuove case. No, vabbè. Cioè, stanno ristrutturando? I muri disegnati. Bella, ma manca un po' di vita. No. Mamma mia. Ma cos'è? Ma l'aspirapolvere come fa a darla? Con l'armadio. Questa roba di vecchia, o di anima di vecchia, non lo so la sua età, ma può essere un'anima un po' spenta, con tutto il rispetto. Ma... Esplorate le nuove dimore, per Adriana e Loredana è il momento di scoprire il manuale delle regole lasciato dall'altra moglie. Noi siamo i Marino, una famiglia che ama vivere all'avventura. Appena possiamo, prendiamo il nostro camper e partiamo. Abbiamo un bimbo di 7 anni che si chiama Jesus. Ci tengo molto che sia autonomo e responsabile. Boh. Sono al servizio della mia famiglia. Faccio tutto per loro. Tutto fino a cosa? Comunque al servizio. Il servizio mi sembra una roba di impiegata. Con mio marito faccio delle passeggiate, ma per uscire devi farti approvare il look da tutti. Dai, forza! Forza! Ai, ai! Io sono abituata con la mia famiglia ad avere le pantofole a casa! Ma scusa, ma fallo tu, ma perché io? Ma no! Io voglio stare con Jesus, a disegnare! Brava! Non ho più! Fiate, sono stanca! E pompa! Basta, sudata, basta! Finito il lavoro fuori casa, per Adriana inizia quello dentro casa. C'è da preparare la cena per tutti i maschi di Tella. Ok, inizio. La piadina mai fatta, la pasta sì, la carne, Nino insalata iceberg. E ognuno ha chiesto una cosa diversa, tipo un ristorante per una signora che ha lavorato tutto il giorno. Secondo me è troppo. Ui, mamma, un disastro, così non va. No, guarda, sto provando, ma se non riesco, lo siento mucho, caro Simone, però l'ho fatto con amore, che penso che questo importa. Tac, pronto. Se avete fame, mangiate, se no, va bene così. Eccomi. No. Così non riesco a uscire. Troppo corto. È corto. Stessa cosa per me. Perché non posso mettere un vestito corto? Perché cioè, dà fastidio. Dà fastidio magari che gli altri continuano a fissarti, a guardare. Per le due coppie è arrivato il momento di confrontarsi sull'esperienza che hanno appena vissuto. Ciao, piacere, Loredana. Ciao. Finalmente. Lo so. Ti voglio già bene, sai? Perché lei dice su ogni frase Nino e i suoi figli. Ah no, prima i figli, poi Nino. A proposito dei figli, Loredana, devo farti un complimento, sono carinissimi, educatissimi, però si fanno fare tutto, assolutamente tutto, da te. E penso che sì, va bene, però sono grandi già. Per me essere mamma non vuol dire essere belle fuori. Io devo essere l'ultima. I figli per me sono la cosa più importante. Io ho conosciuto il tuo, Jesus, che è dolcissimo. Però io l'ho visto tante volte messo in disparte. Cioè, voi pensate al kitesurf, no? Prendete, andate, fate. Lui lì, in spiaggia, con un foglio, una matita, e disegna. E la sua passione, però, che è il calcio. Lui piace il calcio, tantissimo. E questa passione, secondo me, è giusto che gliela fate coltivare. Questi pensieri di farti approvare i vestiti, per esempio. Perché l'ho vissuta. Dovevamo uscire e ho detto, ok, come sto? No, troppo corto, non troppo aderente, non troppo questo, troppo... Ma perché? Perché sono gelosi della mamma. E allora a me questa cosa invece fa piacere.
Cioè, una persona può anche essere sexy, non mostrando. Invece, nel tuo caso, ho notato che l'apparenza è quella che mostri di più. Mm-hmm. Per te non va bene. Secondo me bisogna anche saper dire, ok, sono arrivata a una certa età, devo fare la mamma.